Buonasera di nuovo a tutti, spero vi siate divertiti fino adesso, che abbiate gustato e degustato gli tesori di questo gala e volevo prima di tutto ringraziare tutto lo staff, tutto il team che lavora da tempo e da giorni alla realizzazione di questo gala e non riuscirò a ricordare tutti, ma in realtà sì, parto da Vito Lombardi che è il nostro direttore esecutivo che è qui e che è sempre disponibile, sempre dietro le quinte, ma sempre operativo, professionale e instancabile, alla nostra Claudia Mele, la nostra coordinatrice nazionale che è in giro per la location, c'è Selina Alcalà, c'è Angelo Bartuccio che è venuto dal Veneto, il nostro responsabile della regione Veneto e tutto lo staff ovviamente del Modica Palace Hotel e del Murica che stanno facendo un gran lavoro da un bel po' di tempo. Quindi detto questo, ringrazio ovviamente il service, tutti quanti, ma ci torneremo anche dopo, a fine serata. Volevo riprendere le parole di Carmen e dire questo, il Gala dei Tesori, questo primo Gala dei Tesori lascia un segnale sul territorio, un messaggio e un segnale. Il segnale è quello di cultura d'impresa, di partecipazione e di condivisione. Tutto questo per la valorizzazione e la promozione del patrimonio del territorio. A questo gala hanno partecipato tantissime realtà meravigliose di questo territorio, non vado ad elencarle tutte perché avrete modo di seguirci, perché noi stiamo comunicando e comunicheremo ancora moltissimo attraverso i social, attraverso i comunicati stampa che faremo domani e dove daremo spazio, soprattutto con il video che abbiamo realizzato questa sera, daremo spazio a ognuna delle realtà che ha preso parte a questo primo gala dei tesori. In particolare ci sono state delle aziende, ma soprattutto delle persone, perché io dico sempre c'è una gran differenza tra un'eccellenza e un tesoro. L'eccellenza è un prodotto, è una realtà che viene realizzata, il tesoro è la persona che c'è dietro e noi stasera diamo le prime 4 stelle in Sicilia del Gala dei Tesori d'Italia a 4 persone che rappresentano ovviamente un'impresa. La prima stella abbiamo il piacere e l'onore di darla e conferirla all'azienda Campisi Conserve e viene in persona il dottor Campisi che è qui con noi, a cui prego di fare un grande applauso. Salvatore Campisi di Marzamemi, perché bisogna sempre sottolineare il proprio territorio che comunque poi si estende in quello che noi definiamo anche sud-est, in quello che poi definiamo isola, in quello che poi definiamo Italia. È questo, e per lei. Buonasera a tutti, ringraziamo a tutti i presenti. Quindi avete assaggiato veramente delle cose, alimenti particolari, ma fatte da sacrifici. Noi produttori ci alziamo la mattina prima che spunta il sole e andiamo a letto la notte. Non dormiamo, perché la nostra vita è dedicata all'impegno per migliorarci sempre, perché l'imprenditore, quello vero, si deve migliorare sempre ed è andare sempre alla ricerca della qualità. E il nostro è un lavoro molto pesante, ma sono più le soddisfazioni, perché raggiungendo certi obiettivi siamo presenti in tutto il mondo. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie a Salvatore Campisi di Campisi Conserve di Marzamemi, bisogna dirlo.